Grande Regas, arrieccoci ragazzi, Peugeot 207 del 2007, è un 1.4 diesel, tipo motore 8HZ, è la macchina di una mia carissima amica, mi ha detto: Vincenzo, fagli un tagliando perché devo andare in ferie e devo stare tranquilla. Quindi in quel tagliando, che non ho fatto il video, mi sono accorto praticamente che la vaschetta acqua motore era vuota. Probabilmente nel motore ce n'era, perché è arrivata da me con la temperatura a 90 gradi, la ventola andava, funzionava tutto. Il problema è che mancava solo nella vaschetta. Quindi cosa ho fatto io? Gli ho fatto il tagliando, gli ho fatto il livello e in quell'occasione sono andato a vedere perché la vaschetta era vuota. E l'ho fatto utilizzando una semplicissima attrezzatura. Voi conoscete benissimo la mia attrezzatura, questa della Zeca, dove si mette l'impianto sotto pressione per andare a vedere delle perdite. Quindi in questo video è anche una risposta alle tante domande che voi mi fate, specialmente quando la macchina è già stata dal meccanico. Vince, perde acqua, cos'è? E non lo so io, come faccio a sapere? In un impianto di una macchina, ma sapete quanti componenti ci sono? Come faccio a sapere dov'è? Poi se non ci è riuscito il vostro meccanico, voglio dire, non è che sono un veggente. Quindi io ho già fatto dei video, 2, 3, e ne ho fatti, ne facciamo un altro. Vi faccio capire come si fa a vedere una perdita, ok? Lo vedremo tra un attimo con questa attrezzatura. E nel frattempo io ho avuto anche modo di recuperarmi il pezzo incriminato. E la mia amica ha detto: Vince, devo stare tranquillo perché devo fare un viaggio, devo andare in ferie, quindi meglio di Fedi Blueprint Swag, direi che non potevo scegliere di meglio. Quindi termostato della Blueprint, antigelo della Fedi, già pronto all'uso, spettacolare. Quindi direi che abbiamo tutto per iniziare il video. Vi faccio vedere un po' più da vicino, perché poi alla fine so già che qualcuno me lo chiede. Vince, qual era l'antigelo? Eccolo qua, questo è il numero dell'antigelo, già pronto all'uso. E questo è il termostato, perché poi qualcuno mi dice: Vince, ma va bene anche per la mia macchina? E non lo so. Questo è il codice di questo termostato. Quindi tu lo devi cambiare, perfetto, con il libretto di circolazione della vettura. Puoi fare tutti i controlli del caso. Io non lo so, perché la macchina ce l'avete voi, come faccio io a dirvi a voi se va bene anche per la vostra? Questa è una risposta, perché anche questo mi fate le domande: Vince, va bene anche con la mia? E che ne so io. E questo è il classico motore. Ovvio che io vi ho già anticipato dov'è il problema, però noi facciamo finta di niente e iniziamo da zero. Quindi abbiamo una perdita, non conosciamo la provenienza. Quindi andiamo a mettere l'impianto sotto pressione, come dicevo poc'anzi, ma sarà bene liberarci di qualche plastica. Quindi mi vado a smontare questa parte qui, questa della batteria e questo tubo qua. Come funziona l'attrezzo? È semplicissimo. Allora, andiamo a togliere il tappo dalla vaschetta. Se non c'è acqua dentro, lo mettiamo, come ho fatto io, che l'ho portato fin su. Prendiamo il tappo universale. Sopra c'è scritto tutte le marche che va a fare, ma nella valigetta abbiamo più tappi. Prendiamo il suo, lo avvitiamo, è facile. E adesso io mi vado a mettere in pressione l'impianto, quindi pompando questo qui, la lancetta va su, quando arriva più o meno nel rosso ci fermiamo e incominciamo a capire dove sono le perdite. Questa è una perdita facile, però vi dico che la macchina andrebbe messa sul ponte in modo da capire da sotto da dove arriva. Però visto che il termostato ce l'abbiamo qui, è stato proprio facile capire dove era la perdita. Quindi tra un attimo ve lo faccio vedere. Ecco qua, sono nel rosso, ok, qui ho messo delle luci, vediamo un po' se riesco adesso a farvi vedere. Allora, vediamo, io sto già vedendo, perché qui la perdita
avanzata. Non so se riesco. Eccolo lì, guardate laggiù. Guardate le gocce qui. Ecco, guardate. Poi ovviamente bagna anche sul cambio. Guardate la striscia sul cambio. Quindi questo qua, con questo tappino qui, che questo lo spurgo, è proprio il termostato. E la perdita è proprio lì dietro lì, eccola lì, si vede qua. Guardate come gocciola. Ecco, guardate. Ovviamente qui si scarica. Man mano che esce l'acqua, questo qui scende. Poi è da mettere in preventivo che, ok, qui c'è la perdita, ma è solo questa? Noi speriamo che è solo quella. Io ho già visto sotto la macchina, quando ho fatto il tagliando, che mettendo in pressione l'acqua usciva solo lì e dalle altre parti era tutto asciutto, quindi il radiatore, tutti i tubi, pompa dell'acqua, era tutto asciutto. Quindi io spero che con il termostato andrà tutto a posto. Qui abbiamo il tappino con tutto lo spurgo che dobbiamo togliere dal vecchio per metterlo qui nel nuovo, perché qui non ce l'abbiamo, guardate. Molte macchine non hanno lo spurgo. Qualcuno mi dice: Vincenzo, non ho lo spurgo, come devo fare? È semplicissimo, se tu metti l'acqua nella vaschetta, poi deve andare giù e non trova lo sfogo perché non c'è lo spurgo, non ti viene in mente che potresti staccare il tubo più alto del motore? Questo? Questo? Questo è quello più alto. Quindi, anche staccando un tubo, fai uscire l'aria. È semplicissimo. Non lo volete fare? Non è un problema. Basta accendere il riscaldamento dentro, con il tappo aperto, si mette in moto la vettura e l'aria esce fuori. Questo ovviamente al lavoro finito. Non so quante volte lo sto spiegando, però purtroppo non c'è verso. Ok, direi che possiamo anche procedere. In teoria qua mi piacerebbe smontare batteria, portabatteria, tutto per farvi vedere a voi. Però provo a smontare meno cose possibile, anche perché qui abbiamo visto che una volta che abbiamo staccato 1, 2 e 3 tubi, la spina qua davanti, poi abbiamo 4 viti che lo tengono su. Si riesce anche senza smontare nulla. Ora adesso vedo come posso fare per far vedere più a voi. Vi ho messo in questa posizione, secondo me è ideale. Qui c'era il tubo dell'aspirazione che ho tirato via, magari dopo ve lo faccio vedere. Poi è staccato anche quello che viene qua davanti della turbina. Questo è il termostato visto dall'alto. Ho tirato via la prima fascetta, semplicissima. La seconda è qui. Sono una di quelle fascette in ferro che una volta chiuse con la pinza rimangono chiuse. Ok, vedete, adesso si è riaperta, così la chiudiamo. In teoria dovrebbe rimanere chiusa. Ecco, una volta chiusa si riesce, ok, caduta la pinza, una volta chiusa si riesce a mandare indietro. Poi uno le può anche cambiare. Qui abbiamo il suo spinottino. Vi ricordo che questo qui dobbiamo toglierlo per andare a mettere sul termostato nuovo. È semplice, basta schiacciare qui. Questo è lo spurgo, e magari giostrando un po' piano piano, aiutandosi con un cacciavite, lo sfiliamo via. Magari questo qua me lo faccio da per terra nella morsa. Abbiamo questo tubo qua dietro qui, che quello praticamente è a innesto, però c'ha un suo fermo che bisogna andare a schiacciare. Questo qua bianco che vedete, non so se si vede, proviamo un po' a pulire. Ecco qua, quello basta schiacciarlo e in teoria dovrebbe venire fuori facilmente facendo poi questo movimento qua. Quindi non è facile, provo a far diversamente così e poi con la mano a tirarmelo. Sembra che ha funzionato. Adesso ci siete voi davanti, non è facilissimo l'operazione. Comunque sì, avete già capito, spingendo qui
e poi mandare indietro il tubo. Eccolo, invece ci sono riuscito, perché davanti c'è il telefono e non riesco. Poi tiriamo via anche quest'altro tubo qui, questo è ancora attaccato sopra. Ovviamente bisogna togliere sotto la copertura, mettersi una, sotto una bacinella per recuperare quest'acqua e poi buttarla via, perché qui abbiamo visto che abbiamo l'antigelo nuovo. Anzi, e colgo l'occasione per dirvi che è un impianto che contiene 5,6 litri di acqua. Io sto utilizzando dell'acqua già pronta e ho già fatto delle prove con degli inserti piccoli, quindi una piccola prolunghina con 8 abbastanza lunga, riesco ad arrivare tranquillamente a tutte e quattro le viti. Non so se si vede, però si riesce tranquillamente utilizzando una cricchettina. Quindi anche quello sotto, magari il tubo lo imboschiamo da qualche parte. Eccolo là, guardate, ci si arriva tranquillamente. Qui c'è l'altra vite e così via. Adesso io me le allento tutte, tiro via i quattro bulloncini e poi infine sfiliamo via il termostato. Questa è la seconda, questa è la terza e questa è la quarta, che di sicuro non state vedendo perché non le vedo, non le vedo neanche io. Ecco, il termostato già si muove. Ok, e vi faccio vedere la motivazione perché perdeva. Vi ricordate quando l'abbiamo sostituito su quell'appunto? Praticamente si era mossa tutta la guarnizione, rompendosi anche la parte in plastica che dentro sarebbe la guida del gommino. Quindi si è rotto tutto e il gommino praticamente ha fatto questa fine qua e quindi perdeva. Ok, adesso gran pulizia lì sul piano della testa e poi andiamo su con nuovo. Semplicissimo, no? Prima di passare alla pulizia vi faccio vedere una cosa, praticamente un passaggio che non ho fatto perché era già staccato. Di cosa sto parlando? Di questo tubo qua. Questo, se notate qua davanti, c'ha una sorta di questa plastichina qui fatta a U, guardate. Ok, questo praticamente va proprio sotto questa vite qua. E io l'altra volta, quando ho visto la perdita, ok, l'ho trovato a pensolone, praticamente si muoveva, facevo così il tubo, ok, e ho detto vabbè, quando poi metterò il termostato nuovo sarà mia premura andare a rimetterlo dove deve andare, cioè qui sul termostato nuovo. Quindi è un passaggio che non vi ho fatto vedere, ma in teoria oltre alle quattro viti dovete allentare anche questo qua sul termostato, altrimenti il tubo vi rimane attaccato sotto. Semplicissimo, mi andava di dire questa cosa qua. Per quanto riguarda i tubi che ho staccato, sarebbe questo che va sotto, quindi tranquillamente l'ho sfilato via senza nessuna resistenza, e l'altro è questo dove c'è il misuratore massa d'aria qui. Ok, quindi con due vite, una fascetta, allentarla e viene via tutto. Semplicissimo, non ho fatto nient'altro. E quindi adesso, dicevo, vi vado a fare la pulizia qui sul piano qua, che è veramente bruttissimo. Vedo di togliere più acqua possibile dal monoblocco, magari ci metto un pezzo di carta dentro che esce fuori, così la carta assorbe e si svuota parte di acqua nel monoblocco. Per andare a togliere lo spurgo, come vi dicevo prima, è consigliabile metterlo magari nella morsa, perché bisogna andare a schiacciare questo e contemporaneamente tirar fuori. Quindi lo vado a prendere di qua in modo che sta fermo, magari proviamo a spruzzare qualcosa sopra giusto per, diciamo, lubrificare
la parte che deve venire via, perché questo qui, se notate, guardate, tende a muoversi. Dopo capirete perché. Comunque, io adesso vado a spingere qui il laterale e magari con un cacciavite mi aiuta a tirarlo fuori. Così. Ecco qua. Guardate come fate. Qui dentro qui c'è un o-ring. E qui abbiamo i due dentini, uno qua e uno qua, che quando andiamo a spingere si allargano. Guardate. E salta fuori. Ovviamente i dentini prendono qua dietro. Ragazzi, scusate, ma sono senza guanti, c'è troppo caldo, si gronda, cioè appena metto i guanti si riempiono di acqua dentro. Questo qui è semplicissimo. Allora, si potrebbe anche andare a sostituire l'O-ring che è qui. Secondo me questo funziona perché è sporgente, ok? Quindi per me tenuta, la tenuta dell'acqua la fa, ma eventualmente non facesse bene tenuta, è lì a portata di mano, abbiamo capito come viene via, lo sfiliamo e lo mettiamo nuovo. Però secondo me deve tenere. È già capitato che ne ho cambiati in passati, quei gommini lì, diciamo che non perde nessuno. Allora, per inserirlo dentro, guardate, semplicissimo, mettete in posizione. Ecco qua, è già dentro. Vi assicurate che i dentini sono andati qua sotto qui e il gioco è fatto. Termostato pronto per essere montato. Questo qui lo teniamo un po' più vicino perché è troppo aperto, quindi la vite la portiamo più sotto, in modo che quando poi andiamo a innestare quel tubo che vi ho fatto vedere, il pezzo in plastica va qua sotto qui, due girate e la vite è stretta, perché se notate adesso è molto fuori. Per evitare che state lì a girare, la portate un po' più sotto. Intendo così. Ne avvitate. Ecco. Riducete lo spazio. Così la plastica ci va incastro dentro e poi due giri e lei stringe tutto. Perfetto. Praticamente, ragazzi, se notate, è uguale, identica all'originale. Pulizia effettuata con la spazzolina d'acciaio che voi tutti conoscete, che trovate nel link Amazon che vi lascio nella descrizione del video. Dopo ci ho dato con un po' di carta fine e soffiato bene bene nei quattro fori filettati, mi raccomando, massima pulizia. Poi notate che c'è un quinto foro, quello serve per centraggio del termostato, quindi non potete neanche sbagliare. Siamo pronti per andare su. Vi volevo dire che questa vite, che sarebbe quella che dopo mantiene il tubo, è una Torx da 20. Lo dico perché può capitare che qualcuno poi me lo chiede e poi magari non mi ricordo più. Quindi massimo pulizia anche nelle viti. Allora, appoggiamo la chiave sopra al buloncino, mettiamo in corrispondenza e incominciamo ad avvicinare. Quindi ci assicuriamo di avvitarla dritto, a parte che qui non si può sbagliare, però ok, ci siamo. Se avete notato, io non ho messo niente, cioè nessun tipo di siliconi o robe varie. Quando il piano è bellissimo come questo, che è bastata una piccola spazzolatina, un po' di carta, se avete notato, era spettacolare. Quindi in quei casi lì potete anche non mettere nulla. Adesso me li porto sotto e poi dopo li stringiamo.
una volta portati sotto con il cricchettino piccolo, ho già impostato la dinamometrica a 10 newton. Possiamo stare dai 10 ai 13 newton, eh? Non vanno stretti tanto. Questo tubo qui, che è quello che va innesto, all'interno c'è un o-ring, magari lubrificatelo un po' anche con un velo d'olio intorno al dito e lo passate dentro in modo da facilitare l'incastro. Ok, se avete sentito, fate il click, avevo la mano davanti ma non avete visto, però è dentro. Magari fate questo movimento qua e vi assicurate che è dentro. Qui abbiamo detto che ci mettiamo queste fascette perché quelle di prima mi piacevano il giusto, quindi la fascetta la orientiamo dove più ci piace. Ok, e poi stringiamo, idem anche con questa qui. Possiamo metterla sia così che così. Io di solito cerco di metterle dove danno meno fastidio, perché io poi penso anche il dopo, magari chi ci va intorno a lavorare, per evitare che magari non si fa male o robe varie, tipo come le fascette in plastica. Ok, connettore dentro, la portiamo vicino questa fascetta e possiamo già stringerle, perché dopo lo spurgo lo facciamo appunto dal tappino, che è un semplicissimo tappino tipo quelli dei pneumatici, per intenderci. Ok, mettiamo la fascetta in posizione, ecco qua, ci piace di più. Ok, non dovrebbe dar noia, perché vi ricordi che qui passa quel tubo. Ok, un po' qua se riesco. Ok, mettiamo in posizione e stringiamo. Ok, anche questo. Per quanto riguarda invece il tubo sotto, secondo me avete già capito di cosa si tratta, cioè di portarlo sotto e poi qua laterale utilizzare qualche inserto piccolo. Anzi, vi dico già che lui si trova proprio esattamente qua. Ecco, inserendolo dentro praticamente, secondo me questo, che è quello corto, è anche lungo, cioè non va bene. Quindi utilizzerò uno snodino. Quindi inserto piccolo, snodino, vediamo un po'. Eh sì, guardate un po' dove capita, è proprio perfetto. Si vede? Sì, eccolo qua. Quindi adesso mi faccio sto lavoro qui e ci vediamo tra un attimo. Ho già ripristinato le tubazioni, ho già messo dell'antigelo dentro. Adesso proviamo ad aprire lo spurgo e far uscire l'antigelo. Quindi proviamo ad aprire. Sembra che già esce. Eh sì, guardate. Qui siamo già pieni. Ok.
direi che possiamo anche fare l'avviamento. Accendiamo il riscaldamento in vettura, massimo caldo, ventola accesa. Dopo un po' che la vettura è in moto, andiamo a controllare se nella vaschetta c'è dell'acqua a sufficienza o bisogna aggiungere. Quando vediamo che l'acqua è lì che non si muove, allora a quel punto lì possiamo anche chiudere il tappo e aspettare i 90 gradi e l'inserimento della ventola. Altra cosa per evitare delle sorprese, potete anche andare a staccare questo tubicino qua che è sopra al radiatore, ok? Io l'ho fatto, e assicurarsi che esce fuori. Se esce fuori vuol dire che il radiatore è pieno. Mentre la vettura è in moto, io farò altre cose in officina. Ogni tanto vengo a dare un'occhiata a livello nella vaschetta, senza aprire il tappo, controllerò la temperatura e mi sono fatto un segno con il pennarello bianco proprio sulla ventola. Così se parte e io non la sento, mi accorgerò lo stesso. Perfetto, adesso che ho visto l'inserimento della ventola, ho spento il motore e faccio raffreddare. E solo a motore freddo aprirò per andare a fare il livello finale. C'è da dire l'ultimissima cosa, è ovvio che io quando ho installato il nuovo termostato ho messo comunque l'impianto sotto pressione per vedere se c'erano ulteriori perdite. E non c'è nessun tipo di perdita, quindi anche adesso posso vedere se ci sono delle perdite, ma è totalmente asciutto, quindi in questo caso io ho risolto il problema al 100%. Comunque farò un giro in strada, metterò la vettura sul ponte per andare a chiudere sotto la copertura. Dopo essermi accertato che non c'è nessun tipo di perdita e solo alla fine consegnerò l'auto alla mia amica. E che dire ragazzi, che siamo arrivati alla fine anche di questo video. Vi ricordo che ci sono dei link Amazon che servono per supportare il canale del Piccolo Meccanico, sempre se lo volete. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e spuntate la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!